16 febbraio 2004. Mentre inizio a scrivere questo breve diario e scelgo attentamente nella mia mente le parole da utilizzare, tu sei nella stanza accanto. Sento la sedia che scivola sul pavimento. Tu, che dopo esserti alzato, cammini per la stanza e ti sdrai sul letto facendolo scricchiolare. Sono sempre stato attento a qualsiasi tuo movimento, da quando sei nato, da quanto ti ho tenuto tra le mie braccia per la prima volta. Ma ora, leggendo queste mie parole, probabilmente scuoterai la testa disapprovando, e io ne sono consapevole. Ne sono consapevole da molto tempo ormai, da quando torni a casa e ti chiudi nella tua stanza, da quando a cena, mentre io e tua madre continuiamo a litigare, tu fissi il tuo piatto facendo attenzione a non alzare mai lo sguardo, per paura di incontrare il mio, leggendo così nei miei occhi che tuo padre, il quale avevi un tempo, non esiste più. . 3 marzo 2004. Oggi è il mio compleanno. Fa un po' strano scrivere su un pezzo di carta questa cosa, ma in fondo mi fa un po' strano qualsiasi cosa che scrivo dentro questo diario. Forse perché sento già che tutto questo non sarà più mio, che queste parole, queste frasi, l'inchiostro della penna non sarà più mio, così come i ricordi, le cose che ho vissuto, il passato. E mi sforzo. Ogni giorno mi sveglio e provo a trovare qualcosa a cui aggrapparmi, un gancio a cui attaccarmi, qualcosa che mi tenga saldo, qui, in vita. Ma poi la giornata passa e quell'animale che mi divora dall'interno si fa sempre più forte e io più fragile e finisco col diventare sempre più impassibile a quello che mi circonda. Finisco per svegliarmi e scordarmi che oggi è il mio compleanno. 14 marzo 2004. Non mi sono mai preoccupato di come potreste reagire tu o la mamma. Devo ammettere che questo è un po' egoistico da parte mia, o perlomeno non ci ho pensato fino a questo momento. Stamattina, mentre andavo al lavoro, questo pensiero mi ha attraversato la mente e da lì non l'ha più abbandonata. Ma cosa hai intenzione di fare? Mi son detto. Non razionalizzo, non tengo a bada i miei pensieri incontrollabili. 19 settembre 2004. Stasera, mentre cenavo e tua madre continuava a parlare, avevo voglia di gridare, di fermare quel momento e dire qualsiasi cosa mi passasse per la testa, ma non l'ho fatto. Sono rimasto in silenzio, impassibile, come tutte le sere. Poi mi sono alzato, mi sono seduto sul divano e l'unica cosa di cui sentivo il bisogno era chiudere gli occhi, chiuderli e non riaprirli, togliendo così dalla mia anima il peso che negli ultimi anni l'ha fatta affondare, soffocare. Non voglio la tua comprensione, nemmeno il tuo perdono. Voglio solo che tu non ti senta colpevole del fardello che mi porto addosso.